La musicoterapia, un viaggio tra suoni e salute. La musicoterapia è un metodo terapeutico antico quanto l'umanità. Essa usa la musica per migliorare la salute fisica e mentale. Ma da dove viene questa pratica? Scopriamolo insieme. Iniziamo nel lontano 4000 anno corrente in Mesopotamia. Gli archeologi hanno scoperto tavolette con testi di canti terapeutici. Anche gli antichi egizi credevano nel potere guaritore della musica. Usavano inni e canti per curare malattie e disturbi. Gli antichi greci furono i primi a studiare scientificamente la musicoterapia. Platone e Aristotele scrissero della musica come medicina per l'anima. Nel Medioevo, la musica era parte integrante degli ospedali. Suonavano musica dolce per aiutare i pazienti a guarire. Nel 1800, la musicoterapia divenne una disciplina scientifica. I medici usarono la musica per trattare la depressione e l'ansia. Nel 1900, durante le due guerre mondiali, la musicoterapia fu usata per aiutare i soldati a recuperare dal trauma. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la musicoterapia divenne una professione riconosciuta. I corsi universitari vennero istituiti per formare musicoterapeuti. Benvenuti su audiofollia.it. Potete trovare servizi come produzioni musicali, arrangiamenti, mix e mastering, trascrizioni spartiti, idee regalo creative e molto altro. Chiedi un preventivo. Nel 1950, la musicoterapia fu riconosciuta come una disciplina medica a sé stante. I ricercatori scoprono che la musica può avere effetti positivi su molte condizioni di salute. Usata oggi in una vasta gamma di contesti, dai reparti di oncologia ai centri di riabilitazione. Ma come funziona? Usando il ritmo, la melodia e l'armonia, la musica può influenzare il nostro cervello e corpo. Il ritmo può aiutare a regolare il battito cardiaco e la respirazione. Può anche stimolare il cervello a rilasciare endorfine, sostanze chimiche che riducono il dolore. La melodia può influenzare le nostre emozioni. Può farci sentire felici, tristi, rilassati o ansiosi. L'armonia può aiutarci a sentirci più connessi agli altri. Può aiutare a rafforzare i legami sociali. La musicoterapia può anche aiutare a migliorare le competenze motorie. Può essere usata per aiutare le persone a riabilitarsi da ictus o lesioni cerebrali. Può anche migliorare le competenze sociali. Può aiutare le persone con autismo a comunicare meglio. La musicoterapia può anche aiutare a ridurre lo stress e l'ansia. Può fornire un modo per le persone di esprimere le loro preoccupazioni e paura. La musica può anche aiutare a migliorare la memoria. Può essere usata per aiutare le persone con demenza a ricordare eventi passati. Può anche aiutare a migliorare la qualità del sonno. Può essere usata per aiutare le persone a addormentarsi più facilmente. Può anche aiutare a migliorare la salute mentale. Può essere usata per aiutare le persone a gestire la depressione e l'ansia. Può anche aiutare a migliorare l'autostima. Può fornire un modo per le persone di esprimere se stesse e sentirsi valorizzate. Può anche aiutare a migliorare la motivazione. Può fornire un modo per le persone di impegnarsi in attività che godono. La musicoterapia può anche aiutare a migliorare la concentrazione. Può essere usata per aiutare le persone a concentrarsi su un compito. Può anche aiutare a migliorare il benessere generale. Può aiutare le persone a sentirsi più positive e ottimiste. La musicoterapia può anche aiutare a migliorare la connessione mente-corpo. Può aiutare le persone a diventare più consapevoli dei loro pensieri e sensazioni. Può anche aiutare a migliorare la spiritualità. Può fornire un modo per le persone di connettersi con qualcosa di più grande di loro stesse. Può anche aiutare a migliorare la creatività. Può fornire un modo per le persone di esprimere le loro idee e sentimenti in modi nuovi e innovativi. Può anche aiutare a migliorare la resilienza. Può aiutare le persone a far fronte a sfide e difficoltà. Può anche aiutare a migliorare il controllo delle emozioni. Può aiutare le persone a gestire le loro reazioni emotive. Può anche aiutare a migliorare la comprensione di sé. Può aiutare le persone a capire meglio i loro sentimenti e bisogni. La musicoterapia può anche aiutare a migliorare la tolleranza al dolore. Può aiutare le persone a gestire il dolore cronico. La musicoterapia può anche aiutare a migliorare la comunicazione. Può aiutare le persone a esprimere se stesse in modo più efficace. Può anche aiutare a migliorare l'empatia.
può aiutare le persone a comprendere meglio le emozioni degli altri. Può anche aiutare a migliorare l'adattabilità. Può aiutare le persone a adattarsi ai cambiamenti nella vita. Può anche aiutare a migliorare la salute fisica. Può aiutare a ridurre la pressione sanguigna e migliorare la funzione immunitaria. La musicoterapia può anche aiutare a migliorare la qualità della vita. Può aiutare le persone a vivere una vita più soddisfacente e appagante. La musicoterapia è un viaggio tra suoni e salute. Uno strumento potente che può trasformare la vita delle persone. Dall'antica Mesopotamia ai moderni ospedali, la musicoterapia è un viaggio che continua. Un viaggio che ha il potere di guarire, connettere e trasformare. Unisciti a noi in questo viaggio. Scopri il potere della musicoterapia. Inizia il tuo viaggio verso la guarigione e il benessere con la musicoterapia. Grazie per essere arrivati fin qui. Vi invito a seguire tutti i social di audiofollia.it. Se siete su YouTube, iscrivervi al canale, azionare la campanella, lasciare un like e un commento. Qualora abbiate necessità di produzioni musicali, arrangiamenti, mix e mastering, trascrizioni spartiti, idee regalo creative per ogni occasione, potete scrivere attraverso la sezione contatti del sito audiofollia.it. Alla prossima!